Detto questo, io ho un file che ho messo, diciamo, in qualità di esperto nel settore calzaturiero e di dirigente di un'azienda nel settore calzaturiero. Sono tra i fondatori della piattaforma tecnologica europea del Fuser, che è un organo diciamo, che si costituisce volontariamente qualche anno fa per poter dare delle direttive, delle linee guida alla Commissione Europea per le tematiche del settimo programma quadro della ricerca e dell'innovazione. E era nella cartella di, non so, aveva fatto, come si chiama il file? No, non lo vedo, è un'altra cartella. Forma di forum, no, era di una cartella, lo so io. Nell'ambito della piattaforma europea, la piattaforma si è costituita e si è organizzata in gruppi di lavoro, in working group, e nell'ambito dei working group esiste anche quello sull'innovazione di prodotto, che io ho l'onere di coordinare, di presiedere. E diciamo, l'iniziativa che io volevo presentare viene appunto dall'esperienza che abbiamo maturato in questo ambito internazionale. La piattaforma naturalmente raccoglie le idee e i contributi di tutta Europa dell'intera filiera del food, e nell'ambito di questa iniziativa noi ci siamo posti il problema di come innovare il prodotto. Abbiamo guardato un po' negli ultimi 20 anni i casi, 30 anni, i casi di successo dei prodotti mondiali, no? Che sono stati dei successi globali nell'ambito del mercato, a partire dall'iPhone, finire alla Ferrero per il loro Rocher, alla Smart, eccetera. E abbiamo visto che tutti i prodotti di maggior successo in questo momento sul mercato hanno due denominatori comuni, hanno due fattori comuni: uno è la massima prestazione del prodotto, l'altro è una caratteristica che li contraddistingue, li fa percepire immediatamente al consumatore come i migliori prodotti, che è il design. Il design era l'elemento comune che legava tutti questi casi di successo. Quindi noi ci siamo posti come obiettivo il dover innovare, se possiamo andare avanti così. Vediamo, la missione del gruppo è quella di andiamo avanti, così risparmiamo un po' di tempo, di cambiare l'approccio dello sviluppo, passando da un vecchio approccio che si basa, questa è una slide che fa vedere come il ciclo di vita di un prodotto: prima si fa ricerca, poi si fa sviluppo, il prodotto cresce, dopodiché il design interviene normalmente in un soltanto momento quando si vuole rivitalizzare un prodotto che è già quasi morto, e si tenta di ridargli un po' più di sviluppo. Ecco, questo approccio, che appunto viene dall'addizione ricerca e sviluppo, noi l'abbiamo cambiato e abbiamo proposto un cambiamento radicale, che è quello che diciamo si può vedere nella slide successiva, in cui abbiamo detto facciamo ricerca e design, cioè facciamo ricerca pilotando la ricerca dal mercato, e facciamo in modo che sia il mercato a dire ai ricercatori qual è il prodotto e quali sono le prestazioni e le caratteristiche che il prodotto deve avere per poter essere venduto nel migliore dei modi, perché così abbiamo imparato dai casi di successo. E quindi il nostro approccio è che il design è l'elemento creativo pilota dei ricercatori. Questo tipo di filosofia, di concetto, porta, andiamo avanti nella slide, a creare, secondo noi, prodotti al più alto valore aggiunto e a maggiore contenuto creativo, e quindi diciamo ad essere più competitivi attraverso questi strumenti. E quindi, se andiamo avanti, vediamo che noi abbiamo proposto di creare una rete di questi centri
per lo sviluppo della ricerca e design a carattere regionale, e nel settore del prodotto professionale, delle calzature professionali, guarda caso, noi qui in questo distretto, nel distretto della moda, abbiamo sviluppato un'idea che adesso possiamo presentare. Andiamo, diciamo, ancora avanti nel distretto della moda, cioè nell'ambito del distretto Barletta Andria-Trani è caratterizzata dalla calzatura di lavoro. Dalla calzatura di lavoro ci sono 120 milioni di euro di fatturato oggi presenti in questo distretto nel settore della calzatura professionale. Noi abbiamo sviluppato un progetto con l'aiuto del comune di Barletta, della Confindustria e di altri partner privati, che è il progetto Capsula, che è un'app, l'abbiamo chiamato per l'innovazione di prodotto, dei dispositivi di protezione individuali, in cui il contenitore cerca di creare delle sinergie tra chi deve usare i nostri prodotti e chi deve sviluppare, in modo tale che sia, abbiamo detto, il mercato a pilotare il mondo della creatività. Il progetto si è, diciamo, l'iniziativa si è dato un logo, si è dato un nome, e questo, diciamo, è il significativo di quello che noi vogliamo fare. L'uomo è rappresentato da questa sfera al centro di una ruota di lavoro aperta, che rappresenta il nostro mondo, il mondo del lavoro in generale, ma aperta perché ci sono i contributi di ambo le parti, del mercato e dei produttori. E in questa, se andiamo avanti, naturalmente gli obiettivi sono l'innovazione, la ricerca, la specializzazione dei servizi e l'aumento degli skill, delle qualità, diciamo, dei tecnici e dei manager di questo settore, in modo tale che nel distretto della moda il settore delle calzature da lavoro sia il più competitivo possibile in Europa. Oggi abbiamo un distretto che è della calzatura da lavoro, che è il più importante in Europa, quello di Barletta è il più importante in Europa, per numero di aziende, per numero di fatturati, concentrati nell'ambito di un raggio di 10 km. Quindi, diciamo, abbiamo tra le mani uno dei distretti più importanti in Europa, forse nel mondo, del settore della calzatura da lavoro. E ci stiamo dotando di questi strumenti per poter attirare giovani e metterli a, diciamo, disegnare in senso lato. Io non sto dicendo che il disegno fatto di penna è quello che poi fa vincere. L'iPhone non è basato su un disegno a tratti di penna, è basato su un disegno che prevede delle prestazioni di altissimo livello concentrate e presentate attraverso uno stile che è innovativo. Quindi è questo che noi vogliamo fare. Noi ci siamo visti recentemente, vogliamo attrarre dei giovani, vorremmo delle risorse anche da parte del pubblico per attrarre dei giovani a lavorare in questi termini per disegnare i prodotti del futuro. Della formazione? Non solo per la formazione, noi, diciamo, stiamo cercando di fare un bando per attrarre nel distretto, anche da altre parti del mondo, giovani stilisti, giovani questo designer. Questo fa parte del distretto della moda. Questo è un progetto che viene dal distretto della moda. Sì. Quello che voglio dire, scusate l'interlocuzione, ma probabilmente poi facciamo un giro di mail, cioè ci scambiamo la mail, io ho bisogno di una serie di ulteriori informazioni da parte vostra. Su questo noi abbiamo fatto un osservatorio in cui, per venire incontro anche alle critiche che sono state mosse prima e che condivido, perché noi siamo ciechi, abbiamo detto non si può fare la formazione, che l'assessorato la formazione programma la formazione, poi i distretti, che abbiamo detto, organizzateli e piangono. Ma nel programma di sviluppo dei distretti si è prevista un'attività di formazione, bene, incrociamola con l'assessorato in modo tale che l'assessorato la formazione e l'assessore alla formazione ha scritto l'altro ieri una lettera che abbiamo concordato, in quale chiede ai distretti di esplicitare bene i programmi di formazione che sono contenuti nel proprio programma, cioè di fare una sorta di progetto esecutivo, diciamo, di bisogno. Se non vi arriva, se non ve l'ha ancora detto il presidente del distretto della moda, sentitevi, perché questa operazione a me pare straordinaria, sinceramente.
noi non vogliamo solo fare formazione, noi vorremmo tenere proprio dei giovani a lavorare, a creare. E questo lo si potrebbe